Oggi siamo qui per scoprire due nuovi prodotti nel mondo del rigging, quindi nel mondo in abbattimento controllato. Allora, Arkem presenta queste due nuove carrucole. La prima è questa, che si chiama Snatchet, ed è una carrucola che a prima vista subito si evidenzia per la sua compattezza. È apribile con una mano sola e quindi l'operatore ha la possibilità di usare una mano sola per installarla. Ha l'ampiezza della puleggia molto grande, di conseguenza la corda riesce a lavorare con una curvatura ottimale e soprattutto ha un ottimo e un alto carico di lavoro, perché ha 10 kN, quindi rispetto ai prodotti normalmente sul mercato ha un carico di lavoro praticamente doppio. L'altra caratteristica che ha questa carrucola è l'altissima scorrevolezza della puleggia, dovuta a dei particolari cuscinetti all'interno del meccanismo. A questa carrucola si affianca quest'altra, che diciamo è un'evoluzione, ed è praticamente, si chiama Snatchet con Ratchet. Perché? Perché il Ratchet è un meccanismo che permette all'operatore di decidere se usare la carrucola libera, quindi nella maniera classica, oppure azionando questo semplice meccanismo di avere una parte bloccata. Una carrucola che può essere aperta con una mano sola è sicuramente una comodità, perché può essere inserita la corda o comunque inserita nel punto d'ancoraggio dall'operatore con una mano sola. Vedete che la puleggia permette alla corda di avere una curvatura perfetta, quindi le fibre interne della corda lavorano bene come quelle esterne. Diversamente, se la puleggia fosse troppo stretta e facesse lavorare la corda in questa maniera, le fibre interne non avrebbero la stessa portata di quelle esterne. Quindi questo è un grande vantaggio di questa nuova carrucola, perché permette un perfetto funzionamento delle corde d'abbattimento. La versione della Snatchet con all'interno il sistema Ratchet invece, oltre ad avere e a mantenere tutte le caratteristiche dell'altra versione, ha questo sistema che permette all'operatore di decidere, una volta inserita la corda, se usare la carrucola come una carrucola classica, quindi libera da tutte e due le parti, oppure azionando semplicemente questo meccanismo, inserire il ratchet e di conseguenza avere la capacità di sollevamento se deve sollevare e un'azione frenante nella fase di calaggio del peso. Questo cosa comporta? Comporta quasi il 40% di sottrazione delle forze del peso nel punto d'ancoraggio, ovvero sia nel punto dove la carrucola è attaccata, quindi al nostro ramo. Ed è un vantaggio molto importante per chi opera in abbattimento controllato, perché l'obiettivo è sempre quello di non stressare i punti d'ancoraggio. Un'altra caratteristica di questa carrucola è sicuramente la puleggia, che ha questa zigrinatura che permette sicuramente una maggiore azione frenante, ma anche in fase di sollevamento permette alla corda di non scivolare, quindi ogni chilo applicato nella fase di sollevamento non viene perso dall'attrito di queste zigrinature. Una caratteristica che abbiamo menzionato di questa carrucola Snatchet col sistema Ratchet è il fatto che il sistema Ratchet si può azionare anche sotto carico, cioè quando noi realmente la stiamo usando. Quindi ipotizziamo, in questo caso è libera, cioè abbiamo una carrucola normale, ipotizziamo che ci sia il peso attaccato, noi possiamo comunque azionare il sistema e ottenere in questo caso il sistema Ratchet funzionante, ovvero sia sollevamento e calata frizionata. E quindi anche sotto carico io posso invertire il sistema senza nessuna difficoltà. Vediamo con i numeri cosa succede. Tendenzialmente, quando noi applichiamo un peso a una carrucola, sulla carrucola, quindi in questo caso il dinamometro, si legge il doppio della forza applicata. Quindi ipotizziamo di, con il sistema libero, quindi non con il ratchet inserito, di sollevare un pezzo e poi di bloccarlo.
il dinamometro legge 20, quindi abbiamo applicato 10 kg da un lato e 10 kg dall'altro lato, lui legge il doppio, perfetto. Proviamo ad azzerare il dinamometro e ad inserire il sistema ratchet, quindi a inserire il sistema per cui abbiamo una parte della puleggia che solleva e l'altra che cala frenata. Quindi proviamo a rifare più o meno la stessa azione e vedete che il valore che abbiamo sul dinamometro è circa il 50% in meno. Questo è un tipico settaggio per dover eliminare in chioma un grosso ramo. Queste carrucole sono fatte per essere e per lavorare appese, non sono delle block, non sono quindi delle impact block. Devono essere appese a un punto di ancoraggio e i pesi devono essere attaccati a loro in fase inferiore a loro. Quindi il punto d'ancoraggio deve essere superiore al peso che dobbiamo calare. Quindi la Snatchet con il sistema Ratchet alla fine è una carrucola che può essere usata semplicemente come una carrucola classica, ma nel momento che io decido che ad esempio questo ramo è troppo pesante per questo punto di ancoraggio, aziono il sistema Ratchet e quindi avrò sicuramente l'azione sollevante uguale a quella di una carrucola normale, anzi avvantaggiata dal fatto che la zigrinatura mi permette di non perdere forza mentre aziono la corda. Ma soprattutto nel momento che deciderò di calare il ramo, ci sarà questa azione e come vedete la puleggia è bloccata e in questo punto dove è attaccata la carrucola avremo fino al 40% in meno di sforzo e di peso. Sicuramente un vantaggio importante di queste carrucole che sono apribili, quindi non c'è bisogno di svitare bulloni o di azionare altri meccanismi, ma semplicemente aprendo il moschettone, il vantaggio è che noi possiamo inserire all'interno del sistema la carrucola senza dover disinstallare la corda. Quindi noi abbiamo messo all'esterno la Snatchet con Ratchet ad esempio, valutiamo che il sistema vada rinviato per ridirezionare la corda nel winch oppure perché abbiamo l'esigenza di dividere ulteriormente i pesi sui punti d'ancoraggio, semplicemente installiamo la nostra carrucola, gli inseriamo la corda d'abbattimento e il sistema è operativo in pochissimo tempo.